Amici miei, bentornati sul canale. Siamo già alla seconda puntata della serie dedicata alla Corea del Sud e oggi ce ne andiamo in un market d'eccezione. Siamo a Gwangjang, mercato che è finito nella serie TV Netflix dedicata allo street food asiatico. E noi, per non farci mancare niente, siamo andati proprio nel ristorante che si è aggiudicato la copertina dell'episodio dedicato a Seoul. Ma prima, ovviamente, non possono mancare delle robe abbastanza strane che abbiamo visto in giro per il market, come queste signore che tagliano il pesce con le forbici appena arrivato e lo lavano con la pompa per terra in mezzo alla gente. Mi rendo conto che possa sembrare strano veder fare queste cose, però in realtà sono soltanto modi e usanze diverse dai nostri ed è bello vederle così. Questo credo sia il condimento di queste bellissime teste di pesce insieme a budella interiore a varie di altri pesci. Anche delle belle teste di salmone insieme al solito condimento e delle teste di sogliola e testa di... non vorrei sbagliare, quindi non so che cosa sia quel pesce. Allora, abbiamo appena trovato lo stand della serie TV Netflix dove c'è la signora che ancora oggi stende tutta la pasta a mano, fa i ravioli, i noodles, tutto davanti agli occhi delle persone. Lo stand è circondato dalla fila, penso ci sia almeno un'oretta di fila da fare, ma la faremo perché secondo me ne vale la pena. Va bene tutto, ma col motorino dentro al market... Oh mio Dio. La Corea diventa sempre più un posto incredibile. Bellissimo pensare che tutti i fumi che escono da quella marmitta si andranno a depositare esattamente sul cibo che andremo a mangiare tra pochi minuti. Allora, ci hanno dato già il menù, siamo ancora lì in piedi per scegliere quello che vogliamo mangiare, così fanno ovviamente molto prima facendo scegliere agli impiedi. Comunque posso dire una cosa, nonostante abbiano fatto la serie Netflix e siano diventati famosi, hanno dei prezzi onestissimi, 7000 won il più costoso, circa 5 euro. Facciamo due di noodle soup e uno di ravioli, direi rossi e con verdure e carne. Sì, sì. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Zio. Ehi, puoi venire anche dopo. Thank you. Thank you. Amuni. Amuni ti ha detto letteralmente. Amuni. Ci è arrivato tutto, abbiamo sia la noodle soup che i ravioli. Ti mettono pure le bottiglie d'acqua qua, perché tu voglia bere. Vedo che ci sono quelle ancora piene lì. Questo è buono. Noodles spettacolari. Che buoni per un po'. Ho dato la mia vita a Gesù. Quindi è un bel raviolone di quello bianco e credo sia con la verdura e carne come l'altro giorno. Pucciatina. Ho perso dentro la zuppa. Comunque spaziale, 100 volte più buoni di quelli che abbiamo mangiato ieri all'altro mare. Diciamo che dato che sono stato un po' male di stomaco stanotte, non è che sarebbe il top, però lo facciamo. Pucciatina arrogante. Al solito temperatura solare, ci sono tutti i pezzettini di pepe dentro, però buonissimo. Ovviamente sembra banale dirlo, ma sono i più buoni mai mangiati, perché ancora non siamo stati in Giappone, però 2024 ci aspetta anche il Giappone, quindi iscriviti. Teaser. Pranzetto finito, era tutto buonissimo. Onestamente mi sono anche un po' stupito del prezzo, cioè veramente troppo poco, sia per la qualità e sia perché comunque vuoi o non vuoi si è fatta un nome ed è giusto che venga pagato per quello. Comunque ben per noi, abbiamo pagato, gli abbiamo lasciato anche 2000 di mancia, quindi tipo 1,20 euro.
e abbiamo pagato in totale 20.000, quindi 7 euro a testa. Pazzesco. Invece questo localino qui è finito nella serie TV Netflix per i pancake coreani, non come l'altra signora per noodles o ravioli, ma per questi qui stanno passando. Noto con piacere che c'è un bel nice cook. Oh oh oh. Vabbè, ok. Comunque, ho notato che c'è un altro nice to cu, ovvero una miglior o peggior copia del 7-Eleven. Facciamoci un giro. Ovviamente, come poteva mancare il reparto ramen infuocato. Questi qua li ho provati in Indonesia e sono veramente pesanti. Solito repartino dedicato ai calamari essiccati. Snack di calamari e non solo, abbiamo pure l'Alaska Fish Snack al wasabi mayo. Un bel dolce latte per essere sempre al top. Confezioni di uova bollite singole. E se volessimo esagerare, abbiamo anche un bel risotto al sugo con lo spam buttato sopra. E per finire le immancabili patatine al gambero e calamaro. E con questo market si conclude anche il secondo episodio dedicato alla Corea del Sud. Forse ce ne sarà anche un terzo, poi passeremo in Medio Oriente, andremo nei Balcani, insomma saranno dei mesi movimentati. Lascio qui anche la mia pagina Instagram nel caso qualcuno voglia dargli un'occhiata. È stato un piacere come sempre portarvi con me, vi voglio bene, ci vediamo alla prossima.